Questo programma è presentato da... Buona mattinata cari telespettatori e benvenuti alla rassegna stampa di Telemia. Come ogni mattina andiamo a guardare i principali titoli dei quotidiani calabresi e i principali siti internet, in particolare anche il nostro. Partiamo subito da telemia.it, vedete, sotto Afagani, soccorsi alla Guardia Costiera di Roccella Ionica alle 3 di notte, ci sono diverse donne di cui una incinta. Andiamo ancora avanti. Lavoro nero al Jova Beach Party non riguarda la tappa di Roccella Ionica, ma quella precedente. Sono state sospese 4 ditte per manodopera illecita. Ancora andando in avanti, sempre su Jova Beach Party 2022 a Roccella, come arrivare, dove parcheggiare, quindi tutte le spiegazioni per chi vuole recarsi al concerto. Ci sono delle regole da osservare, specialmente per l'utilizzo dei mezzi e dei parcheggi. Andiamo ancora avanti sui nostri titoli, procediamo e andiamo a leggere nel dettaglio. Nuovi casi positivi 1592 nelle ultime 24 ore in Calabria, ci sono purtroppo 3 decessi, i ricoveri comunque sono in calo, quindi questa è la buona notizia. Andiamo ancora a Cittanova, si ribalta un trattore, morto un giovane 16enne, una tragedia quanto riportato al nostro portale, che si è verificata appunto a Cittanova. Un giovane 16 anni ha perso la vita e non è il primo incidente con i trattori. Ci spostiamo ancora all'interno della nostra pagina. E poi verso Sampdoria Regina, Inzaghi, daremo filo da torcere a tutti, dice. Ancora avanti, elezione Salvini, Sinistra Unita solo per sconfiggere il centrodestra. E poi Coppa Italia Dilettanti, il tabellone delle fasi regionale, quindi un po' di sport non guasta. Lasciamo il portale telemia.it e andiamo a leggere i principali quotidiani calabresi, partendo proprio da Gazzetta del Sud, che qua vedete inquadrata in primo piano. Dicevamo, Gazzetta, Calabria partiti contro gli oriundi, il leader leghista potrebbe ricandidarsi, qui le ipotesi di Antoniozzi di Fratelli d'Italia e Baldino del Movimento 5 Stelle, i colonnelli locali preoccupati per l'imposizione nelle liste di candidati romani, questa è la preoccupazione. Gli occhielli in alto. La regina debutta in casa Sampi, Inzaghi, proviamoci. Poi Cittanova perde il controllo del trattore, muore a 16 anni, si chiama Nicolò Napoli ed è di Medicucco. Ancora a Villa San Giovanni spara al culmine di un litigio, viene arrestato, subito dopo il vicino ferito si salva per miracolo, il resoconto vedete sui social di quanto accaduto a Villa San Giovanni. Ancora su Reggio, Forza Italia fa acquisti con 150 amministratori, Cannizzaro annuncia la raffica di adesioni, Salvini la sfida alla Meloni il 25 settembre, Lega davanti a Fratelli d'Italia. Forte tensione a destra, naturalmente è chiaro che ci si gioca tutto. Ancora vedete la fotonotizia che fa vedere
il Times in sfondo, andiamo ad approfondire e a capire bene di che si tratta. Crescono i timori anche in Giappone, nelle acque di Taiwan 11 missili balistici, la Cina avverte l'America e il mondo. Pechino risponde alla visita di Taipei a Nancy Pelosi, di Nancy Pelosi, lanciati 11 missili nel mare di Taiwan e 22 caccia oltre il limite ammesso. Ancora aiuti bis, un ok che vale 17 miliardi, il decreto varato dal governo Draghi, più di un terzo alle famiglie, Ilva aumenti di capitale fino a salvare la situazione. Ci spostiamo ancora nelle pagine di Gazzetta del Sud, vedete l'offerta con MSC, Interways, Pressing, Lufthansa, la pazienza non è infinita. E poi la malata terminale, il caso di Elena, adesso cappato e indagato a Milano per aiuto al suicidio. Spostiamoci ancora in basso, Gazzetta del Sud, la BCE riflette, ombre sulla crescita, l'allarme recessione della Gran Bretagna, Ucraina, strage di civili a una fermata dei bus, Mosca, nessuna pietà, vuol fiaccare la resistenza del Donbass, nel Donbass. Pure bambini fra le 8 vittime a Mosca, vedete 9 anni per droga al Greener Star del Basket USA, eccola qui, condannata perché aveva in valigia olio di cannabis, sono stati inflitti 9 anni. Ancora il titolare del Lido respinge l'accusa, aggressione al soverato, la procura apre ovviamente un'inchiesta dopo la denuncia della giovane Beauty, che ha denunciato di essere stata aggredita dal datore di lavoro perché pretendeva di essere pagata per il lavoro svolto. Il titolare del Lido, accusato di lesioni personali e minacce, respinge e nega ogni addebito, ma i filmati ovviamente parlano chiaro sulla vicenda. Lasciamo anche questa pagina, prima pagina di Gazzetta del Sud, e andiamo direttamente sul quotidiano del Sud, che è già in primo piano. Ecco i nuovi collegi elettorali calabresi, centro-sinistra in ansia per i sondaggi, con la riduzione dei parlamentari si allarga il campo di battaglia per i candidati. L'istituto Cattaneo dà il centrodestra vincente nel 70% degli uninominali, quindi una vittoria pressoché netta per quanto riguarda i sondaggi. Sì del Consiglio dei Ministri al decreto aiuti bis, Draghi misure di proporzioni straordinarie, dice, sostegno alle famiglie e alle imprese, fra Tojani e Bonelli, da Letta passi in avanti, si dimette Musumeci. E poi Martirreno, acque diventate troppo calde, cambia la fauna marina, un pesce scorpione, e qui c'è questo dettaglio. Ancora sì, se il valore dell'uomo è ridotto a zero, questo articolo di Pietro De Luca, sanità aumenti ai manager, la NAO è per noi soldati, dice. Ancora in centropagina la fotonotizia picchiata per la paga, imprenditore indagato per furto e lesioni, mentre in tanti offrono un lavoro a Beauty. Idrico, Gualtieri chiede ai sindaci un report sulla situazione, mentre da Melicucco, sedicenne, si ribalta col trattore e muore. Ciro Marina, ragazzina bullizzata da coetanei, una la picchia, le altre tifano. E poi in copertina Tarantella Power a Triolo, il ritmo della tradizione. Ci spostiamo a basso pagina, gli occhielli che provengono dalle province calabresi, a Catanzaro Consiglio battaglia sulla data e si va a dopo Ferragosto. Centrodestra, Reggio Calabria, grandi manovre, bagno di folla per Matteo Salvini. Ancora Vibo, raccolta rifiuti, stipendi a rischio, pronti allo sciopero. A Crotone agroalimentare il pecorino DOP sbarca in Moldavia. Anche qui soddisfazioni per il pecorino. E poi migranti a Roccella sbarcano in 88, ci sono anche donne incinte del servizio qua all'interno. Ancora in basso, Arpagar, Pappaterra, commissario, succede a se stesso. Lasciamo il quotidiano del Sud anche nei dettagli, apriamo il giornale di Calabria del presidente Giuseppe Soluri, battaglia all'ultimo suffragio fra Forze Fratelli d'Italia e PD per il primato tra i partiti, sondaggi, il centrodestra è in netto vantaggio.
non c'è acqua nel villaggio, ombrelloni e sdraio davanti al comune. E qui la protesta. Un'alga cinese scoperta dall'ARPA nel porto di Gioia Tauro. Pensate un po', probabilmente arrivata con qualche nave. Nigeriana picchiata a Soverato, attore di lavoro indagato. E poi rete scolastica, la Regione Calabria vuole il coinvolgimento dei territori. Mancuso sulle proposte di Fiorita, porte aperte, ma serve concretezza. E poi i dettagli all'interno del giornale sulla rete scolastica regionale, vedete l'assessore Princi. Andiamo su calabria.live di Santo Strati. Camera i no, ponte buttano via 50 milioni per ricordarsene al voto del 25 settembre, dice. L'ordine del giorno cancellava la spesa superflua sulla fattibilità di un ponte a più campate, quando esiste già il progetto pronto. In realtà un pretesto per non fare l'opera, dice Santo Strati. Bocciato per 6 voti l'emendamento di Matilde Siracusano di Forza Italia contro nuovi studi sullo stretto. E poi gruppo Ferrovie, lo Stato acquisisce l'asset ferroviario e subentra nella gestione al porto di Gioia Tauro. Presentato il progetto di riqualificazione del retroporto, in questo caso è stato il senatore Audino, tavolo tecnico politico sui sistemi locali di educazione e istruzione. Domani lo speciale su Natuzza. E ancora Flavio Casella, l'Ipse Dixit, direttore artistico di Borgo in Festival. Poi ancora Katia Gentile, no alla selezione unica all'asilo di Oriolo. E ancora il caso Beauty, il lavoro sfruttato è negato. L'opinione di Franco Cimino, impianto Melicucca, accordo tra Metro City, Reggio Calabria e Arpagal. Poi sul finale, in particolare Marco Tullio Giordana, Ter 20, dice ospite della masterclass al Magna Grecia Film Festival. Lasciamo la copertina di Calabria.live e andiamo ora all'interno dei nostri giornali. Partiamo da, come al solito, Gazzetta del Sud. Andiamo a sfogliare il giornale all'interno per cominciare a parlare. In primo piano centro-sinistra e VSI più vicini al PD. E qui vedete una tabella, i sondaggi. E la Lega con un meno 1, vedete, mentre un più 0,7 del PD, un più 0,6 del Fratelli d'Italia, la variazione in percentuale rispetto a 2 settimane fa, ma se andiamo ad analizzare i voti, in particolare il centrodestra mantiene un suo 46,4% rispetto al 33,6% del centro-sinistra, un debole meno 0,2% e un debole più 0,7% che caratterizzano gli spostamenti da uno schieramento e l'altro, ma insomma è poca roba. Italia Viva viene data al 2,7%, che potrebbe essere anche il terzo polo, una lieve crescita anche di Italexit che arriva al 2,9% alla fine. Insomma, sono piccole percentuali, ma che non di fatto non alterano una differenza sostanziale di 13 punti tra uno schieramento e l'altro. Insomma, vedete, Letta vuole una coalizione plurale, Di Maio chiede seggi e non un diritto di tribuna, almeno così dice. Andiamo ancora all'interno, trattative su più tavoli, Conte prova a insinuarsi, vedete, contatti con Bonelli e Fratoianni. Spostiamoci in basso, sempre la stessa pagina, dopo questa analisi politica importante con tanto di previsioni. Berlusconi contro i fuoriusciti, Carfagna tra i ministri ignorati. Il presidente di Forza Italia a tutto campo, il Cavaliere, hanno trascorso tutta la vita a combattere la sinistra e ora la sostengono, dice. Meloni pronta a governare, priorità giù le tasse sul tavolo. Il leader di Fratelli d'Italia fissa i punti principali del programma. L'Europa, noi siamo per proteggere gli interessi nazionali. E quanto sostiene leader di Fratelli d'Italia,
ci dipingono come fossimo mostri, ciò equivale a dire che il 25% degli italiani sono mostri, e giustamente non è così, chiaramente. Lasciamo anche questa pagina di politica e andiamo avanti, sempre in primo piano, su Gazzetta del Sud. Aiuti straordinari, 1,7 miliardi per l'Italia. Taglio del cuneo rafforzato, Draghi, cresceremo di più del Francia e Germania. Su questo c'è ragione, perché i dati dicono questo, nel senso che l'Italia ha una crescita importante, ma ci sono nuvole, chiaramente. Assegno da 5 milioni di famiglie a 5 milioni di famiglie, ridotta la dote finanziaria. A giugno la concentrazione di importi più elevati si è registrata in Calabria. Vedete, in 4 mesi sono stati spesi 4,8 milioni. La Calabria forse ha ragione, sono speso di più. Noi diciamo per fortuna 160 euro per ciascun figlio in Calabria, vedete qui c'è proprio il dato che abbiamo, siamo riusciti a scorgere in extremis riferito alla nostra regione. Cappato sotto inchiesta, IPM e aiuto al suicidio, questa è l'accusa, ormai segnato al destino di Archie. Poi due ragazzine abusate al parco e in discoteca, andiamo a vedere questa vicenda. Dove arriva fermati due uomini sui quali pendono gravissime accuse. La vicenda è avvenuta nel Pavese e a Gabicce, vedete. Una ha 11 anni, l'altra ha 18. La prima vive in un paese della provincia del Pavese, l'altra in Lombardia, ma con la famiglia è andata in vacanza a Riccione. Ad accomunare entrambe è il fatto di essere state vittime di violenza sessuale da parte di qualcuno che si fidavano e che i loro aggressori siano stati arrestati. Insomma, ancora accadono questi episodi terribili che vanno puniti in maniera, come si dice, molto forte, col pugno duro. Libero è già fuggito all'estero l'accoltellatore di Marta, ispettori per far luce su quanto accaduto. Insomma, è stato liberato. Un infermiere personale per il Papa Massimiliano Strappetti salvò la vita a Bergoglio, per la prima volta la nomina ufficiale di un assistente sanitario, è stato nominato appunto infermiere del Papa. E poi nuotava nella Darsena, caccia ai cinghiali tra i navigli di Milano. Ormai i cinghiali sono di casa un po' dappertutto. Ancora avanza il West Nile virus, 7 morti e 94 contagiati, casi raddoppiati nel nostro paese. Andiamo avanti, venti di guerra nelle acque di Taiwan, la tensione a livello internazionale cresce, la Cina lancia 11 missili balistici, ancora le unità navali attuano un blocco, cresce la tensione dopo la visita nell'isola della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, protesta il Giappone. E poi escalation militare dagli esiti imprevedibili sull'osservatorio internazionale. Quindi bisogna stare molto attenti anche con la diplomazia, quando si compiono, anche quando si fa una visita, diciamo così, di cortesia, se si ha dei ruoli particolari. Raid Russia a Donbass, strage alla fermata del bus, 8 vittime e 4 feriti a Toresk, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è considerata fuori controllo. Lasciamo ancora politica estera con i venti di guerra che avvengono dal mondo, ITA proposte insufficienti ancora da parte, diciamo, del governo. Andiamo avanti lasciando la parte di economia e cerchiamo di raccogliere su Gazzetta del Sud le pagine calabresi, ovviamente tralasciando lo sport che vi andrete poi con calma a leggere, per motivi di tempo non riusciamo chiaramente a spogliare tutto il giorno. Partiamo da qua, anzi torniamo indietro, il muro dei calabresi contro i paracadutati, e qui c'è la battaglia per un seggio. Il rischio è che leader nazionali si candidino in Calabria, e questa è una cosa che ovviamente non piace, perché sottraggono posti
ai politici locali, ai riferimenti locali, e obiettivamente questo potrebbe essere un problema. Andiamo a dare elezioni in Calabria, vedete, si rischia di diventare nuovamente terra di conquista per i big nazionali dei partiti. L'ipotesi Salvini per la Lega, nel Movimento 5 Stelle avanza Baldino e il PD potrebbe dare spazio a Stumbo. Come al solito la Calabria fa sempre il paracadute di tutti. Andiamo in basso, naturalmente andiamo a Corigliano Lossano, violenze sui disabili nel centro di Urno, scarcerati i tre operatori. Il Tribunale del Riesame ha annullato gli arresti domiciliari e riformulato le misure cautelari, quindi diciamo non si possono avvicinare a persone offese, eccetera, con delle prescrizioni naturalmente importanti. Indagini aperte sull'aggressione di Soverato, un vero e proprio caso nazionale. La giovane nigeriana Beauty reclamava la paga per il lavoro svolto. La procura di Catanzaro muove i primi passi per il proprietario del lido, ipotizzati reati di lesioni, minaccia e rapina, quindi un bel fardello dal quale dovrà rispondere. Vedete, parla il presidente dei balneari, gli imprenditori in coro, no a criminalizzazioni. Riccio assicura, seguiamo le norme contrattuali, violenza da condannare, parla il presidente, vedete, per evitare che vengano tutti demonizzati, i gestori balneari, e qui in foto vedete il presidente dei balneari, Salvatore Riccio, già assessore comunale a Soverato, che guida ora i balneari di Soverato. Dice, la violenza non trova giustificazioni, dice, è chiaro, però non bisogna criminalizzare, non tutti siamo uguali, e anche su questo Riccio c'ha ragione, chiaro. Però insomma il caso ormai è montato. Pochi parcheggi a pagamento, le strisce blu a pizzo fanno discutere, perché mancano i parcheggi e a pagamento le strisce blu fanno discutere, perché ci vogliono gli spazi anche liberi, in attesa di stabilire la destinazione auto oppure nella piazzetta mercato. I costi lievitano e crescono i malumori tra soste tariffate del comune e quelli dei privati. Ancora Piperno della SLAI Cobas, rifiuti, arriva Ferragosto e saltano gli stipendi, annuncia gli scioperi, lettera al prefetto e ai sindaci, tante le aziende inadempienti, responsabili pure i comuni. Armonie d'arte a Serra, tre concerti a Santa Maria, è quanto appunto la cittadina della Certosa entra nel circuito del festival omaggio a Dalla il 10 agosto, il quartetto di Cremona l'11, si chiude il 16 con Noah e Band. E poi ancora domani la consacrazione della chiesa Villa della Gioia, lavori completati sulle strade, sopralluoghi del presidente e dei tecnici della provincia, due i progetti ultimati. Parliamo del cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime di Natuzza, è stata completata la chiesa, quindi domani la consacrazione che avverrà con una celebrazione importante. Continuiamo sul Gazzetta del Sud e andiamo in Pizzo, il pericolo si affaccia su Via Coste. Guardate qui in questa foto, la dice tutta, Azione Democratica, De Caria e Galeano segnalano lo stato in cui versa la ringhiera a rischio. Andiamo su Reggio, guasti riparati, torna l'acqua in centro, Barreca, stiamo lavorando per ripristinare il pozzo di Cannavò, dice, quindi due grosse perdite che avevano creato grandi disservizi. Centri diurni, salvare il servizio e modificare il regolamento, e poi altri 150 amministratori aderiscono a Forza Italia, lo annuncia Cannizzaro. Si comincia a riscaldare il clima elettorale. Valorizzazione di Bergamotto, scommessa della Metro City, si punta al marchio DOP per il futuro, mentre Reggio scopre i suoi sapori. Ecco il menù della tradizione, presa dall'iniziativa della Camera di Commercio. Natura di i volontari ripuliscono piazza Castello, sempre a Reggio Calabria. E poi la donazione degli organi, gesto più alto di solidarietà. Qui vedete anche la fotografia, il Rotary, parliamo 38, il ricordo dell'imprenditore Diego Laurendi.
domenica al museo con ingresso gratuito, iniziativa del Ministero. Vedete in colonna questo articolo che viene raccontato appunto la possibilità di entrare gratis al museo. In scena Lina Sisti e la magia di Napoli, ancora oggi a oggi a Catona Teatro, vedete, eccolo qua in primo piano il pezzo che ci racconta alle 21:15 questa sera lo spettacolo. Il teatro sposa la cultura del dono del sangue. Andiamo su Matacena, revocati l'arresto e la misura patrimoniale. In foto lo vedete, Amedeo Matacena, latitante negli Emirati Arabi, l'ex parlamentare e armatore resta aggravato alla condanna definitiva a 3 anni di reclusione. Nell'operazione Breakfast il GIP esclude l'esistenza di esigenze cautelari. L'ex deputato e armatore resta sempre aggravato da una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, quindi quella dovrà scontarla. 4 gli imputati nel giudizio d'appello. E qui tutti i dettagli poi dell'operazione Breakfast, dove Matacena è stato coinvolto. Musica, poesia, scrittura e teatro per raccontare la vita delle carceri e la solidarietà della Locride e della CGR al rettore Zimbalatti. Andiamo ancora. Ecco, esami di Stato, 39 medaglie per i gulli. Per il Gulli vedete qui i ragazzi e poi sotto alla Pannella Vallaturi una scia di successi ancora sulle scuole. Villa, la stazione diventerà presto un hub ecosostenibile. Questa notizia arriva da Villa San Giovanni. E poi una lite di vicinato degenera, estrae una pistola e spara. La vittima dovrà essere ora operata al GOM. È successo ieri nel quartiere Porticello a Villa San Giovanni. Pensate, il borgo marinaro è nel riquadro. Vedete la vittima, Alberto Bellantoni, che è fuori pericolo, quindi colpito da una pistola, da un colpo di pistola del vicino. Una lite che ha portato poi ovviamente al fermo. Furto e attentato ai trasporti, un arresto sempre a Villa. Ci spostiamo a Bagnara, provvedimento del sindaco, adottate nuove regole per accedere alla villa, fissati gli orari di apertura con le attività vietate e le possibili deroghe. Lasciamo quest'altra pagina, a Gambari trionfa la cultura. Vedete, a Santo Stefano tanti eventi in calendario. A Bagnara, dopo 4 anni, riapre la strada a Pellegrina. Andiamo ancora avanti, siamo sulla Tirrenica sempre. Polistena, ora rischia anche cardiologia. Insomma, una vera e propria odissea per l'ospedale di Polistena, che non ha pace per quanto sta accadendo. La riunione, vedete, di giugno davanti al presidio Santa Maria degli Ungheresi, ma non è servita a niente. Il sindaco Tripodi, dopo il vertice in prefettura, avverte: non ci fermeremo, è chiaro. Infarto, dovrà risarcire l'ASP, infarto non riconosciuto, medico condannato dopo 24 anni dal decesso, arriva la pronuncia della Corte dei Conti. Quindi giustizia è stata fatta per la morte di un uomo. Palmi, minoranza all'attacco, costituire le commissioni, mentre musica e cultura, 5 fronti si accende. E poi ancora polemiche, Biasi e nella Lega nessuna fuoriuscita, il coordinatore cittadino del partito di Salvini esamina la situazione. Quindi, per quanto riguarda l'indiscrezione circa un possibile raffreddamento dei rapporti tra Biasi e la Lega di Matteo Salvini, continuano ad animare il dibattito all'interno del centrodestra tarenovese, ma non è così, nessuna fuoriuscita da parte del sindaco. Quindi Scarfò, che il coordinatore, fa estrema chiarezza sulla posizione del primo cittadino, spiegando che non c'è nessun rischio. Muore schiacciato vicino a Trianova, quindi a Cittanova, esattamente il comune di Cittanova, muore schiacciato un 16enne dal vani soccorsi, appunto schiacciato al trattore. Si tratta di Nicolò Napoli, residente a Melicucco, perso la vita in contrada Sant'Antonio di Cittanova. La vittima di una tragedia della strada, avrebbe compiuto 17 anni tra un mese, ma un funesto destino gli ha stroncato la vita. E qui vedete il trattore ribaltato. Quanto accaduto, è rimasto vittima intorno alle 10:30,
appunto da un incidente nella zona rurale ai confini del comune di Cittanova e Melicucco lungo la strada interna poderale asfaltata. Un trattore con rimorchio ha perso il controllo, stando alle prime costruzioni, per cause da accertare, e probabilmente è precipitato nella adiacente scarpata e quindi il ragazzo è morto. Quindi una mossa falsa, la famiglia è distrutta, sospeso il programma dell'estate ragazzi a Cittanova. Eccolo qui il giovane Napoli inquadrato vicino al suo scooter, tra un mese avrebbe compiuto 17 anni, quindi giovanissimo, vittima di un bruttissimo incidente sul trattore. Due bandi paralleli sul termovalorizzazione, i dubbi delle imprese, poi Rosarno via libera al bilancio, a San Ferdinando arrivano panchine e cestini per i rifiuti, mentre torna Vivi Caladro d'estate. Cultura e musica e cucina a Rizzicoli, previsti tanti eventi. Andiamo sulla Ionica. Democrat ad alzo zero, dice Condofuri, lunga la lista delle rimostranze. L'attività del municipio è attenzionata dal PD. Rifiuti davanti alle abitazioni da 15 giorni, quindi una situazione certamente non bella a Condofuri. Andiamo nella colonna a sinistra, da Bovalino. I giorni, arrivano i giorni, sono 5 dedicati al santo patrono, si tratta di San Francesco da Paola, salvo ovviamente il maltempo. Quest'oggi una diretta anche di Telemia a partire dalle 21.30, la festa dei bambini sul corso Umberto I sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente da Bovalino. Quando la lettura aiuta a crescere da protagonisti, presenza giovanile centrale negli eventi voluti da Tetis. Andiamo ancora avanti, amici della caccia, si presenta al mondo agricolo venatorio, e poi servizio scuola bus, stabilite le modalità. Assestamento di bilancio approvato a maggioranza. Per Senato e Sofia dal 2021 ad oggi le cose non sono migliorate, nonostante l'arrivo di risorse poi non vengono bene utilizzate. Assenti tutti i consiglieri del gruppo Scelgo Locri, qui vedete la sala del Consiglio Comunale di Locri con qualche persona presente, molte assenze, insomma un consiglio poco partecipato, praticamente non c'era nessuno. Beh, è stata approvata comunque la variazione urgente di bilancio 2022-2024, l'assestamento di equilibrio finanziario. Ecco una foto di quanto appunto si è verificato. Andiamo avanti, andiamo a Bivongi, tra Bivongi e Pazzano, incidente sull'SP95, la sicurezza, un miraggio, i rilievi dei carabinieri si sono protratti per circa un'ora. Due auto utilitarie, una BMW guidata da Cirige, una Fiat Punto guidata da VG con il passeggero, la moglie, l'impatto è stato violento, le conseguenze sono state gravi per il conducente della Fiat, che pare abbia subito lesioni alla gamba sinistra e al bacino. Quindi su questa strada spesso avvengono incidenti importanti, e dobbiamo dirlo, non si prende nessun provvedimento, perché è sempre il manto che dà problemi, e quindi esisterebbe di lavori urgenti che non arrivano. Ritmo distinto tra ballo e vibrazioni, ritorna un saggio spettacolo che si terrà domenica sera in Piazza Seggio, e viene qui pubblicizzato da questo articolo su Gazzetta del Sud. E poi ci spostiamo ancora a Bova Marina, quando la lettura aiuta a crescere i protagonisti. Andiamo in basso, vedete, ci spostiamo a servizio scuola bus da Palizzi, stabilite le modalità, e qui tutti i dettagli. Andiamo sul Roccella Beach Party, vedete il Giova Beach Party, una vetrina importante per il territorio, viene detto, l'intervento di Quartuccio, arriva anche da Reggio questa notizia. Lions sempre più schierati a favore del sociale, attività del club service di Roccella, quindi con iniziative, una cena di beneficenza che serve ad aiutare persone meno fortunate. Dopo quasi un mese di tregua, un nuovo sbarco, ecco qua,
si trovavano alla deriva a circa 17 miglia dalla costa. Si tratta di 88 immigrati a bordo di una di un'imbarcazione a vela che sono stati salvati dalla guardia costiera di Roccella Ionica. E poi Siderno tra le città, vedete, andiamo nei dettagli, questo articolo tra le città dell'Edil Trophy 2022, gara d'arte muraria, sede della realizzazione delle opere e un'area interna incontrada salve, quindi una bella iniziativa. Ci spostiamo ancora in basso, Gelsomini Film Festival finanziato dalla Regione Siderno, una manifestazione si è classificata al 24° posto della graduatoria, anche altri comuni locridei hanno presentato progetti ammessi, se non erriamo il Roccella Jazz Festival si è classificato al 1° posto come iniziative estive che potranno prendere finanziamenti fino a 40.000 euro da parte della Regione Calabria. Opera della Costa donata ad ultimo un falco commissionato all'Associazione Amici San Daniele Comboni, vedete, servirà per oltre qui tutti i dettagli. Ci spostiamo in basso, ancora nella Locride, ad Antonimina l'estate è per tutti i gusti. E qui vedete Domenico Pelle, che è l'assessore culturale, l'assessore comunale alla cultura, chiedo scusa, diversi eventi sono stati programmati anche nelle contrade, lirica, giochi popolari, cinema e musica pop. Quindi questa notizia che arriva da Antonimina. E poi c'è un po' di scienza e tecnica, andiamo sul meteo, c'è lo sereno, è inutile commentare, vedete le temperature si mantengono costanti e il cielo poco ombrato sulla costa tirrenica settentrionale della Calabria. Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con il quotidiano del sud, sono le 7.58, quindi cominciamo ad arrivare all'orario di termine della rassegna stampa. Arrivano nuovi sostegni a famiglie, per le famiglie e le imprese, è stato varato il decreto di Draghi, quindi il gas russo sarà sostituito, vedete, con una curva molto rapida, prorogato il taglio delle accise sui carburanti, CDM ha approvato il decreto aiuti bis, e poi si dimette il governatore Musumeci, election day il 25 settembre, verso il voto il presidente della regione siciliana non c'è nessun motivo politico, dice, vediamo perché si è dimesso, se lo spiega nei dettagli. È una decisione sofferta e meditata che ho adottato dopo averci pensato alcuni giorni, così il presidente della regione Calabria e della regione Sicilia annuncia con un video Facebook le sue dimissioni anticipate, non c'è nessun motivo politico su queste decisioni ma sono ragioni tecniche dettate dal buon senso, di questa mia decisione ha informato il presidente dell'ARS come prevede la legge, fino all'ultimo giorno, il 25 settembre lavorerò con lo stesso impegno e lo stesso, voglio ringraziare Giorgia Meloni, ha aggiunto, perché per questa scelta mi ha lasciato assoluta libertà, dice, quindi libertà assoluta in questo senso, da parte di Giorgia Meloni, che è il segretario è il segretario del partito di Fratelli d'Italia a cui Musumeci appartiene. Andiamo ancora avanti, Sinistra Italiana e Verdi, vedete 48 ore di riflessione dal segretario del PD, Letta arriva una volontà di intesa con Bonelli e Fratoianni, quindi c'è una volontà di chiudere, di intendersi e non creare altre tensioni all'interno del centro-destra. Renzi, saremo noi la sorpresa. E poi ingenti perdite a Donetsk per Russia e Ucraina, come vedete sono le bombe che provocano, ricarichiamo questa pagina che digitale che si è bloccata, dicevo delle bombe che hanno provocato, vedete, un'abitazione distrutta dai bombardamenti, in questa foto in primo piano fa capire quello che sta accadendo. La condanna in Russia, l'ira di Biden, una sentenza inaccettabile, 9 anni di carcere per la jazzista americana, 9 anni per aver trasportato un olio, sembra contenente sostanze dopanti, ma insomma 9 anni, sono sempre 9 anni. La Cina lancia 11 missili balistici Taipei,
ci prepariamo alla guerra. Picchiata per lo stipendio, indagato il datore di lavoro, la vicenda di Beauty, le ipotesi di reato, lesioni personali, furto e minacce, queste sono le accuse, la denuncia di Beauty, vedete la donna nigeriana di 25 anni, sono arrivate tante proposte di lavoro, non in nero chiaramente, per la donna. E poi anche altre riflessioni, l'estate non ferma il Covid, positività al 17,7%. Il Covid ancora c'è. Ecco come cambiano i collegi. Questa è sicuramente una pagina molto interessante che oggi propone il Quotidiano del Sud, riguarda la divisione dei collegi. I deputati eletti in regione passano da 20 a 13, quindi c'è un calo, quasi dimezzati i parlamentari, saranno solo 13 rispetto ai 20 delle scorse elezioni. Primo voto dopo la modifica costituzionale. Ecco qui, guardate i collegi, andiamo a guardarli perché riguardano tutti noi, per sapere come andremo a votare. Vedete, un collegio quasi unico tra Crotone e la metà della provincia di Cosenza che verte sullo Ionio, poi c'è l'altra metà di provincia di Cosenza che va sul Tirreno, poi ce n'è un altro collegio che riguarda, dovrebbe riguardare tutta la provincia di Catanzaro o parte, ma tutta dovrebbe essere. E poi pensate un po', Vibo Valentia e gran parte della piana di Gioia Tauro, e poi Reggio Calabria e Locride che vanno assieme con un altro collegio che riguarda appunto non tutta la provincia di Reggio, ma una gran parte viene inserita in questo modo. Non sappiamo i criteri di queste scelte, ma insomma potremmo permetterci di eccepire qualcosa, perché sono dei collegi strani, perché insomma la provincia di Reggio si è spaccato un pezzetto, è stato spacchettato e agganciato come collegio alla provincia di Vibo Valentia. E qui vedete la ripartizione dei comuni, ce ne sono tutti, raccontano ognuno a quale collegio fa parte, ma insomma l'ultimo collegio è quello di Reggio Calabria, il collegio 5, che riunisce tutti i 71 comuni della provincia reggina non compresi nel collegio 4, che vanno sottratti appunto, oltre al capoluogo, tra i centri principali, vedete Siderno nella Locride, Villa San Giovanni nell'area tirrenica e tutto il versante ionico della provincia con tutta la Locride a partire dal comune di Scilla eccetera. Quindi questi sono i collegi. Gioia Tauro andrà con Vibo, quindi con Vibo, tra i quali Gioia Tauro e anche Palmi, quindi anche Palmi andrà a finire col comune di Vibo. Insomma, è una situazione un po' così da analizzare e capire bene come mai. Gli ultimi sondaggi fanno tremare i papabili del PD, eccoli là, perché dice così, è la corsa al proporzionale di Natale e i suoi no candidati calati dall'alto. E chiudete Francesco Boccia e Nicola Irto, che è il segretario regionale del Partito Democratico. Le sue anomalie nel Movimento 5 Stelle sono certamente candidature. Sono candidature, certe candidature. Vediamo di che si tratta. Il capogruppo Tavernise difende l'operato del partito e attacca la Busone. Vedete, capogruppo 5 Stelle alla Regione Calabria, eletto da pochissimo, prima presenza dei 5 Stelle all'interno appunto di Palazzo Campanella. Mare pulito, i nuovi interventi di Occhiuto in azione, due battelli pulisci acque. Acque troppo calde, così cambia la fauna marina. Lo zoologo Sperone, nuove specie nel Tirreno. Quindi cambia la fauna marina e anche la flora si sta modificando. Noi aggiungiamo, arrivano anche delle alghe, comunque sono arrivati dei pesci anche tropicali, tra cui il pesce scorpione. Vedete il clima che cambia, valori alti in Calabria e Sicilia, raggiunti 30 gradi in acqua, Mar Tirreno bollente come i tropici e aumenta il rischio di forti tempeste. C'è questo rischio, si è visto di recente. Gualtieri chiama a raccolta i sindaci. Sorical presenta il bilancio inutile e vuole uscire dalla liquidazione. La lettera del commissario per una ricognizione sui bisogni e lo stato dell'arte. Arpagal Papatella è stato commissariato, ma da se stesso fino al 30 settembre per proseguire nel suo mandato, perché era in scadenza. Andiamo ancora in avanti, una intesa per la transizione, la regione si farà aiutare dal gruppo GSE sulla pianificazione, verrà incentivato l'autoconsumo,
con le comunità energetiche. Andiamo in avanti, un villaggio per gli stagionali della Piana, sulla vicenda migranti, un nuovo villaggio, questa era, diciamo, la notizia. Sanità in Calabria, aumenti ai manager, quando ai sanitari? Questa è la domanda. Il caso di ristori per i commissari sanitari delle ASP e le aziende ospedaliere. La Russa della Nao dice, ho chiuso, dica che per i soldati semplici ci vorranno il 2023. E poi Roccella, sbarcano in 88. Chiedo scusa, Roccella, sbarcano in 88, 32 finora il totale degli arrivi registrati nella Locride. E pensate, 29 solo a Roccella, giunti ieri, mantieri, diciamo, ormai nella notte, nel comune Regino, presenti anche donne incinte. E poi tentato omicidio dopo una lite futile a Villa San Giovanni, diciamo. Poi, operazione Breakfast, revocati l'arresto e il sequestro di tutti i beni a Matacena. Ci spostiamo ancora in avanti e andiamo direttamente. Ragazzina bullizzata dalle coetanee a Ciro Marina, questo è avvenuto a Ciro, tra le risate tra le risate, diciamo, di chi seguiva, notte da incubo sul lungomare, l'aggressione viene ripresa da un video, i ragazzi fanno il tifo per la picchiatrice, la 14enne è costretta a inginocchiarsi. Pensate un po', l'aggressione alla ragazzina è stata poi filmata pure, quindi brutti momenti, brutti atti che non vorrebbero vedersi. E poi la tragedia di Miricucco, incidente in un terreno a Cittanova per un dislivello, 16enne si ribalta col trattore nel fondo della famiglia e muore. Niccolò Napoli, ragazzo 16enne, morto sotto il peso del mezzo agricolo che stava guidando mentre si trovava insieme a un parente, ribaltandosi per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il trattore ribaltato in foto, e poi Niccolò Napoli, il ragazzo di 16 anni, vieni per la visita ma era un summit. Le motivazioni della condanna per mafia dell'ex cardiologo del Gemelli, per i giudici era terminale economico della cosca Grande Aracri nel campo turistico. Si tratta di Alfonso VI, lo vedete inquadrato. Le motivazioni per cui è stato condannato riguardo ovviamente le famiglie di Cutro. Catanzaro, consiglio, battaglia sulla data, ancora il primo giorno utile per rientrare appunto alle lezioni, comunque dopo Ferragosto, quindi alla fine tutto rinviato. Lezioni di cinema con Giordana al Magna Grecia Film Festival, e poi Pride e Pregiudizi in un pezzo. Dimissioni, tutti i membri del consiglio, dei delegati, e poi e il gusto della tradizione di Calabria nel sapore dei libri di Barbara Froio, nuovo inceneritore rinviato all'incontro in regione. Andiamo alla Lamezia, la spiaggia, occasione di sviluppo. Il bando città di mare e da mare non ha avuto l'adesione sperata. L'assessore Vaccaro spiega perché. L'obiettivo era assegnare il litorale per attività. E ancora dal territorio e da Reggio Calabria, sanità alla Metina in crisi, il PD dà voce ai sindaci, chiesto un incontro all'ASP. Ancora il Gosfel ha approvato il piano del fabbisogno, pronte a partire nuove assunzioni, mentre a Santa Pietro Apostolo comunicazioni sportello Coricom per i cittadini, quindi creato anche uno sportello Coricom per i cittadini nel comune. Crotone, il pecorino sbarca in Moldavia, l'altro giorno abbiamo registrato la soddisfazione dell'assessore all'agricoltura della regione Calabria Gallo, ed ora ancora sempre sul pecorino di Crotone, pecorino DOP, intesa tra l'APOC e la Camera di Commercio del paese straniero. Il presidente Scarpino, non un traguardo ma un punto di partenza per la filiera. Sul turismo, sempre in provincia di Crotone, Green Communities al vaglio, intesa tra i 10 comuni.
Andiamo ancora avanti. Necessaria visione di sistema centrale, il tema infrastrutture sul versante ionico, servono collegamenti efficienti. Il presidente di Convindustria interviene sulla fase attuativa del PNRR. Lasciamo anche questa pagina. Villaggio Santa Cristina senza acqua, Isola Caporizzulo. L'ex consigliere regionale Sculco esulta per il finanziamento. E poi ancora altre notizie, e nel dettaglio qua la vista di Salvini a Reggio Calabria, il centrodestra, grandi manovre per Salvini, e qui la fiesta, guardate le foto, c'era anche tanta gente, bagno di folla per il capitano e la tappa regina del suo giro in tour, eccoli qua, e poi il centrodestra alle grandi manovre e per Salvini, dicevamo, è la festa, è qui, vedete, a Reggio, mentre parla davanti ai suoi sostenitori, accompagnato dall'assessore regionale Tilde Minasi. Alcuni momenti del party allo Sport Village, il leader della Lega Salvini, si distinguono anche Minasi, Furgiuele, De Biase e Franco Recupero, che è il coordinatore provinciale di Reggio Calabria. Incessante pioggia di solidarietà, vile attentato a Zimbalatti, ancora continuano gli attestati, e qui c'è una lista di attestazioni. Intanto è stato nominato ufficialmente con decreto del ministro rettore dell'università, era in attesa, ma probabilmente i fatti hanno accelerato il tutto. Università di Reggio Calabria, il saluto del decano di Ateneo Felice Antonio Costabile dopo appunto l'insediamento ufficiale da parte di Zimbalatti. Il menù come occasione di rilancio per le imprese e la filiera enogastronomica. La Camera di Commercio parla di tradizioni regine, saperi e sapori per il vero sapore del Mediterraneo. E poi a confronto sul nostro oro verde, il Bergamotto, istituzione a confronto sull'eccellenza interna di Reggio a Palazzo Alvaro, un tavolo per la valorizzazione di un agrume unico al mondo. Parla il restauratore dei bronzi, vedete in questo pezzo, in conferenza, il restauratore dei due bronzi ha detto la sua. Andiamo in basso, natura di, i maestri del lavoro dedicano una giornata all'ambiente, quindi anche qui. Attenzione per il verde. Villa San Giovanni, ricercato arrestato sul treno dalla polizia ferroviaria a Villa, operazione della polvere sul convoglio partito da Roma. A Santo Stefano da Spromonte, una montagna da gustare con Gambaria da leggere, eventi culturali in programma a Gambaria, presentato il ricco programma. A Brancaleone l'ex discarica e qualità aria, valori entro i limiti. A Melia San Gaetano, la borgata in festa, il programma. E ancora Carpentieri, presidente del Consiglio, elezione unanimità anche per il vice Domenico Ritorto a Staiti. Locride, forze nuove per Fratelli d'Italia. Vitale ampli il direttivo del circolo tradizione e innovazione e prepara il voto. Giuseppe Asciotti vicecommissario e Antonio Commisso segretario. E poi quindi Fratelli d'Italia si organizza. La prima di Medea regala suggestioni ai giardini della Fondazione Zappia, la rilettura visionaria del regista Migliaccio Spina con la scuola di cinematografia. E qui vedete un'immagine dell'evento. Roccella, Rock Blues Festival per i parati più esigenti, concerti e convegni. E poi Camini riapre il campo di calcetto. Ora si attende l'omologazione dei campionati regionali, inaugurazione e benedizione. Lasciamo anche diciamo questa pagina e ci spostiamo sempre all'interno. Andiamo sulla piana. Erasmus, il Pizzi sbarca in Serbia. Il Pizzi sbarca in Serbia, una delegazione del liceo presente a un momento di formazione. La dirigente Mallamaci, occasioni che costituiscono momenti di arricchimento. A Gioia Tauro, un calcio allo sfruttamento e al razzismo, ricordando Sacò. Taurianova, non solo Madonnari. All'Era espone il suo omaggio a Boccioni. Oggi c'è il concorso.
Infantino a capo del Rotary, da Gioia Tauro arriva direttamente questa notizia. Stipendi a rischio a Vibo, un autunno che si preannuncia molto caldo. Libra ripristina il murales deturpato, lo ricorderete, a Vibo era stato deturpato ed è stato ripristinato dai volontari di Libera. E poi lavorare insieme contro la droga, confronto tra il procuratore Falvo, il sindaco Limardo e un delegato USA. Lavoro e innovazione tecnologica, ancora se ne parla, a Pizzo il sindaco Sergio Pitito, risoluto, il bilancio può attendere. I 25 anni della chiesa di Mesiano. Andiamo a Cosenza, chiediamo candidati non scontati, il Partito Democratico, e riguardano i collegi uninominali. Cresce il numero delle cicogne nate tra Valle, Crati e Sibari, vedete i nidi di cicogne sui tralicci dell'alta tensione. Ovviamente dice occhio ai droni, quest'anno sono 111, ovvero 111, 15 in più rispetto al 2021. E poi l'alta velocità non convince, premio letterario Città di Amantea, 5 opere in attesa di essere votate. E poi estate, cosa dire, il programma dell'estate, compreso l'enogastronomia con la scamorza e quanto ci viene ricordato, e poi tutti gli eventi, cost to cost, Costa Tirrenica e Costa Ionica, come vedete tutti nei dettagli. Siamo alla fine, abbiamo concluso, vedete temperature, la massima arriva a 36 gradi per oggi, cielo poco nuvoloso, proprio poco, domani la nuvolosità aumenterà nella Calabria Tirrenica settentrionale, le temperature continueranno ad essere alte, 37 gradi arrivano le massime. E poi dopodomani si prevede pioggia nella parte alta tirrenica settentrionale della provincia cosentina, e ci saranno ovviamente temperature comunque alte, perché addirittura sfioreranno nella provincia di Crotone i 39 gradi, quindi non un qualcosa di poco. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul sito telemia.it, altrimenti giusto il tempo di salutarvi e dare appuntamento alla prima edizione della rassegna stampa alle 13.30. Ancora buona visione con la programmazione di Telemia. Questo programma è presentato da...